Cari amici tutti, la buona giornata. Siamo al 20, 23. Non ho più avuto modo di, diciamo, di fare dei video perché ho avuto una serie di casini a livello di, come si dice, di schiena, che mi hanno dato delle problematiche, la sciatica e via via, insomma, dopo un po' il freddo, un po' gli impegni, un po' questa storia di sto virus che hanno terrorizzato il mondo, non ho più avuto modo di fare. Però tanti mi chiedono, adesso non ho riaperto sto canale perché, come ho detto prima, mi hanno fatto delle cose strane che poi io ho un pochettino, come dire, reclamato, poi si vede che qualcuno avrà in effetti analizzato la cosa. E l'altro giorno, nei vari commenti, tanto sono abituato a sentire i commenti della gente che dice delle cagate, no? Tanto il mondo, cioè, poi il web è fatto anche di tanti che sono pagati, no? I famosi troll, si chiamassero, mi ricordo, avevo fatto anche un video in proposito. Gente pagata per creare della confusione, dell'incertezza, soprattutto in quegli individui che già sono traballanti fra di loro e non sanno mai come decidersi, fanno influenzare facilmente. E questi sono fatti apposta per confondere le idee, insomma. Vabbè, parole povere, mi manda un messaggio uno che io. Sapete che il Volvo è una vita che ci vado dietro e adesso, diciamo, come macchina sono riuscito a metterla a punto. E mi fa, dice, buttalo via quel cartoccio. Io voglio dire, ma la gente quanto è stupida, cioè quanto è stupida. Innanzitutto che non sia stata una macchina che sia piaciuta, scusate, piaciuta, non discuto. Anche a me non piaceva all'inizio, dico la verità, però mi ricordo sempre un'amica di mia mamma, ai tempi dei tempi, quando ero bambino, lei diceva, io, fra l'altro era anche araba questa religione, si chiamava Sofia, diceva, io se un domani, quando sarai grande, compro una Volvo. Io non l'ho mai seguita questa cosa fino a quando ci ho inciampato, a parte questa che mi è capitata in mano, l'avevo una disgraziata che se la prendo gli do una tegole botte, maltrattare la macchina così, ne ho avute tante, le mie cose quando le do via sono ancora nuove, se quella l'avessi presa da nuova io sarebbe uno splendore, va bene. E questo qua dice butta via sto cartoccio, io dico ma deficiente, ma cazzo stai dicendo? Sono quei cretini che sono trascinati dalla moda, questo SUV che adesso va di moda, sto SUV che io non lo posso sopportare, sto SUV. Nonostante che ho avuto Land Rover, dico la verità, le volte ci penso era comoda per l'amor di Dio, perché è un po' più alta, questa è un po' bassina, adesso con questa storia della schiena faccio fatica che a entrare, uscire, mi dà in effetti fastidio, l'altra mi avrebbe dato meno fastidio, però era anche bella impostata, nonostante vecchia, il Freelander, fra l'altro, nel 98, insomma. Però ogni tanto ci penso e sinceramente come si dice, mi torna in mente, però se devo dire la verità, oggi come oggi preferisco questa, una macchina sicura, poi a 20 anni ha tutte le caratteristiche che non hanno le nuove non hanno queste caratteristiche, l'altra non ha queste caratteristiche, è stabile, ferma, è sicura, se ti maledettamente dovesse succedere qualche cosa, sei insomma in una gabbia d'acciaio. E nonostante tutto però non ha preso piede perché secondo me è stato un gioco psicologico nel cervello della gente di far rientrare il tipo di una macchina. Ancora una linea molto elegante nonostante che ha 20 anni. Questo gli dico, ancora una linea moderna, moderna, trascinante, penetrante. E questo coglione si permette di. Ma io gli ho risposto proprio, gli imbecilli al mondo ce ne sono tanti. E te sei uno di questi, insomma. Va bene, niente, era un messaggio così tecnico. Questo appena possibile, come ripeto, appena mi riprendo, devo farsi anche questo cazzo di risonanza, ai ai ai. E poi vediamo di riprenderci.
sempre nelle attività. Purtroppo quando si ha male così fai fatica a muoverti, a lavorare, a far fatica a fare tante cose. Bene, un saluto a tutti e un augurio, mi permetto di dire, di un buon anno, che speriamo, perché ho l'impressione che il 20 sia stato un macello, ma il 21 sarà peggio. Speriamo che le cose cambino, che non sia un'abitudine questa storia di sto virus, adesso ha inventato il trainante, l'alternante e tutte queste puttanate che tirano fuori, perché va a finire che la situazione sta diventando dannarosa per tanti e non va bene. Un saluto a tutti i miei fans, 9500 siamo arrivati, ci sentiamo fra un annetto. Ciao a tutti, tante belle cose, e poi andiamo avanti con la tecnica. La tecnica non si ferma, e neanche noi. Ciao, ciao ragazzi, buonasera.